Questo video sarà lungo, molto lungo, e parte così, con il botto, con una frase che riprende anche il titolo di questo video. Io odio la quinta generazione. Ecco, siamo già giocati un buon 30% dell'utenza con la prima frase. Non l'ho mai nascosto, ve l'ho sempre detto. Con Pokémon bianco e Pokémon nero ho smesso di giocare a Pokémon. E quindi no, il titolo non è clickbait, è reale. Ma datemi il tempo di spiegarvi le mie motivazioni, che vedrete, non saranno assolutamente estreme. Infatti voglio fare una piccola precisazione. Ho sempre odiato la quinta generazione, ma ne ho sempre riconosciuto l'importanza all'interno della lore Pokémon. Ho giocato per la prima volta il gameplay di Unima nel lontano 2011, ovviamente in occasione del lancio europeo sul mercato. La grafica era particolare e con delle continue animazioni che in quarta gen non avevamo mai visto. E devo dire la verità che all'epoca non avevo per nulla apprezzato. Oggi invece ho una considerazione totalmente diversa della grafica e del gioco. Questo video infatti è una sorta di redemption arc nei confronti di quella che per me è sempre stata e sempre sarà la peggior generazione Pokémon di sempre. Questo è il primo capitolo di una retrospettiva. Io che gioco a vecchi titoli Pokémon e cerco di trovare i punti forti e i punti deboli. Spero che questa nuova serie possa piacervi. Ho infatti appena terminato di giocare tutta la storia di Pokémon bianco e ho appena sconfitto N. Mettetevi comodi quindi, stiamo per iniziare un viaggio alla ricerca delle verità e degli ideali. Non dimenticatevi di lasciare un like a questo video, che ha richiesto tanto tempo per essere preparato, scritto, registrato e montato, anche se queste sono azioni che in questo momento non ho ancora compiuto. Ho deciso di dividere questo video in più punti, numerati. Ognuno di essi andrà a riassumere delle piccole fasi di gioco. La numero 1, la scelta dei Pokémon. E come in ogni gioco Pokémon che si rispetti, facciamo la conoscenza del professore generazionale. Ecco la professoressa Aralia che ci domanderà sesso e nome. All'inizio dell'avventura ci troviamo ovviamente nei pressi della nostra abitazione, a Soffio Lieve. Ad Unima però avremo già un paio di novità rispetto al passato. Nella nostra stanza facciamo la conoscenza di ben due rivali, Bell e Komor. E proprio qui sceglieremo il nostro starter. Komor prenderà quello rimanente con il tempo avvantaggiato sul nostro. Bell, invece, si accontenterà dell'ultimo rimasto. In questa run ho deciso di utilizzare Tepig e qui sorge già il primo grande problema. Io odio la quinta generazione, lo ricordate? E sapete perché? Perché odio gran parte del Pokédex di Unima, compresi gli starter. Tepig, Oshawott e Snivy li detesto, così come le loro forme finali. Infatti, una volta completata la battaglia rompicamera con Bell e Komor, ho deciso di compiere un'azione, ovviamente, decisamente illegale. Infatti, il più grande limite di questi giochi, secondo me, è la totale assenza di Pokémon delle quattro generazioni precedenti. Soltanto una volta terminato il gioco avremo la possibilità di sbloccare il Dex nazionale. E proprio per questo ho deciso di fornirmi fin da subito una squadra composta da 5 Pokémon che amo fortemente. Ho quindi utilizzato Pokéx per generare un team di 5 mostriciattoli. La squadra sarà formata da Charmander, Gastly, Pichu, Munchlax e Poliwag, tutti e 5 rigorosamente shiny. Qualcuno di voi potrà pensare, ma così è troppo facile. E probabilmente avete ragione. Su YouTube è pieno di Kaizo Run, Nuzlocke Challenge, eccetera, eccetera, per cercare di far arrivare il giocatore ad immergersi all'interno dell'avventura più complicata possibile. Il mio obiettivo, però, era soltanto quello di rivivere la trama di un gioco che avevo giocato per l'ultima volta, oltre 10 anni fa, e che non avevo mai compreso e apprezzato. E se non vi va bene, mi dispiace, ma il canale è mio, i video sono miei, questa non è una democrazia, è una dittatura tosellicentrica. Grazie. Gli amici. Visitiamo il laboratorio della professoressa Aralia, otteniamo il Pokédex e ci prepariamo per l'avventura. Una delle cose migliori di Bianco e Nero è sicuramente la caratterizzazione dei personaggi. Sin da subito Bell e Komor si mettono in evidenza più come amici che come rivali. È iconica la volontà di fare tutti e tre insieme il primo passo per diventare ufficialmente allenatori. E la cosa veramente bella di questa storia è la continua volontà di mettere in evidenza il medesimo percorso di crescita svolto da tutti i personaggi. Con loro otterremo il nostro primo compagno, osserveremo il tutorial per la cattura, visiteremo il nostro primo centro Pokémon e affronteremo sfide sempre più delicate. Bell e Komor accompagneranno il giocatore in tutte le fasi principali di gioco e a turno ci chiederanno di lottare per migliorare insieme e in ogni dialogo ci spiegheranno le loro paure
e ci riveleranno le loro emozioni. La cosa più bella di questi due personaggi è l'empatia che sono stati in grado di creare. Comor ha sempre sognato di essere un allenatore. Il suo obiettivo è migliorare, diventare più forte, di essere un campione. Ed è molto coerente, infatti, trovarlo ad inizio avventura alla scuola per allenatori per apprendere le nozioni principali di Pokémon. È talmente concentrato sul suo obiettivo da non prendere in considerazione nient'altro di diverso. Ed è meraviglioso vedere lo sviluppo del personaggio dopo il primo incontro con Nardo, il campione di Unima. Una semplice domanda gli manda in pappa il cervello. Dopo essere diventato campione, cosa vuoi fare? Lì per lì non comprende, risponde anche con un pizzico di ignoranza. Voglio diventare forte. Oltre a ciò, che altro si può desiderare? Ed è proprio lì che Nardo prende la rincorsa ed entra a piedi pari sul ragazzino, spiegandogli che diventare forte non può e non potrà mai essere sufficiente. Nardo è un bel personaggio, esperto, che ha vissuto una vita intensa. Ha perso un suo Pokémon, un suo compagno, tanti anni prima. E da quel momento ha iniziato un percorso differente. Ha lasciato la Lega in mano ai Super 4 e ha iniziato a girare la regione di Unima con uno scopo: fare in modo che la gente si affezionasse sempre di più ai Pokémon. Da quel momento lì Comor inizierà un percorso interiore che lo porterà a farsi domande profonde. Ed è proprio in questo modo che il personaggio di Comor farà una grande evoluzione e arriverà a comprendere che la forza non è tutto per un allenatore, ma che la cosa più importante è il legame che si riesce a stringere con i propri Pokémon. Bell sin da subito invece appare meno sicura dei suoi mezzi. Sembra essere fortemente legata a Comor e al protagonista. Sono un po' le sue colonne portanti all'interno di questa avventura. Sceglie di diventare allenatrice e iniziare il viaggio assieme ai suoi compagni, ma è palesemente poco convinta di questa via. Il momento che cambia il carattere della ragazza è chiaro e preciso. Il Team Plasma arriva a rapire il suo Munna e avrà bisogno del nostro aiuto e di quello di Iris per recuperare il suo compagno. Si rende conto di essere troppo debole. È lei che deve difendere i suoi Pokémon e non viceversa. Insieme ad Iris inizierà un percorso di crescita importante che pian piano inizierà a farla diventare una ragazza sempre più forte e consapevole. Arriverà addirittura ad autodefinirsi la guardia del corpo della professoressa Aralia. Non vuole più essere la dama da salvare o aiutare, ma un componente utile e attivo della società e della sua cerchia di amici. Il suo percorso la porterà a sviluppare una passione diversa rispetto a quella del protagonista di Comor. A lei non importa lottare, o almeno, non principalmente. Vuole soltanto conoscere i Pokémon e apprendere quante più nozioni possibili. E sul percorso 10 avrà una linea di dialogo che andrà a completare definitivamente l'evoluzione del personaggio. Sono cambiate tante cose da quando abbiamo ottenuto i nostri primi Pokémon e abbiamo fatto quel passo insieme. Siamo cambiati, ognuno di noi ha preso una strada diversa. Questo è un po' anche la base di One Piece, se ci pensate bene. La ciurma di Luffy viaggia insieme per i mari, ma ogni componente ha in mente un obiettivo diverso per il finale del manga. Eppure l'avventura che stanno vivendo è la medesima, la nave su cui viaggiano è la stessa. Fanno le stesse tappe, viaggiano e incontrano le stesse persone. L'obiettivo però è e rimarrà diverso. È meraviglioso vedere la crescita di questi due personaggi durante una semplice e banale avventura da allenatore di Pokémon. Infatti, una delle cose migliori di Bianco e Nero sono sicuramente i personaggi così tanto profondi e mai banali, ma Bell e Comor sono soltanto la punta dell'iceberg. I nemici. E nel gameplay, fino adesso, non abbiamo ancora fatto letteralmente nulla. Una volta usciti dal tutorial di come si curano i Pokémon, ecco che facciamo il primo grande incontro ai fini della trama. Nella piazzetta di 420, infatti, si sta tenendo un comizio. Facciamo per la prima volta la conoscenza di Gekis, rappresentante del Team Plasma. E sin da subito abbiamo sbattuto in faccia l'obiettivo dei cattivi di turno. Loro vogliono, aprite bene le orecchie, liberare i Pokémon dalla schiavitù dei loro allenatori. È un discorso etico. Per la prima volta in 5 generazioni ci arriva un bel pugno dritto in faccia. È davvero cosa buona e giusta utilizzare i Pokémon per lottare? Metterli al nostro servizio per realizzare i nostri scopi? Sottrarli al loro habitat naturale o addirittura ai loro genitori e portarli al limite delle loro forze in uno scontro all'ultimo sangue? Fermiamoci un secondo e facciamo un parallelo con il nostro mondo, quello reale. Andreste mai in una campagna a rapire una volpe o una nutria, a catturarla e a portarla in giro per il mondo a farla combattere con altri animali di altre persone che le hanno sottratte dal loro habitat naturale? Ovviamente no, sarebbe ovviamente una violenza nei confronti di un animale. Tutti noi abbiamo animali domestici, ma mai ci sogneremmo di far lottare il nostro cane con un altro cane o il nostro gatto con un altro gatto. E allora vuoi vedere che in Pokémon i cattivi siamo sempre stati noi? Il Team Rocket tagliava le code agli Slowpoke, ma siamo alla fine tanto diversi. Una volta diradata la folla, un personaggio si avvicinerà a noi e ci svelerà un segreto. È in grado di parlare con i nostri Pokémon.
avremo la possibilità di affrontare in lotta questo ragazzo. Il suo nome è N e utilizzerà un Purloin di livello 7 all'interno dello scontro. Al termine della lotta ci parlerà di un mondo che deve essere cambiato. I Pokémon sono suoi amici, le Pokéball soltanto un mezzo che non condivide, anche se lui le utilizza, ma di questo parleremo poi. La struttura del gioco. Come ogni gioco Pokémon che si rispetti, l'obiettivo è collezionare le medaglie e poi andare a conquistare la Lega. Alla faccia tua, Pokémon Sole e Pokémon Luna. E una delle cose che rende unica l'esperienza di gioco di Pokémon Bianco e Pokémon Nero sono sicuramente le palestre. È stato sfruttato al massimo il motore grafico del Nintendo DS per riuscire a regalare delle ambientazioni di altissimo livello. Ogni struttura visitata è un vero e proprio rompicapo, coerente con il tipo di riferimento del gym leader. Già a Levantopoli respiriamo aria di novità, ben 3 capi palestra sono pronti ad attenderci, uno per ogni tipo elementare degli starter di riferimento. Dovrai affrontare l'esperto del tipo forte rispetto alla scelta del tuo Pokémon iniziale. E dato che noi abbiamo scelto Tepig, i nostri avversari saranno Maisiello e Pampur. Mamma mia quanto odio le scimmie elementari di Unima, mi fanno uno schifo. A Zefiropoli invece dovremmo vedercela con Aloe, la regen di Chiara e del suo Miltank praticamente. Lo ammetto senza problemi, in questa lotta mi sono trovato in seria difficoltà. I suoi Pokémon di tipo normale sono degli ossi duri a questo punto della storia, in particolare Wachog. Artemisia e i suoi insetti invece mi sono sembrati una vera e propria passeggiata, ma anche in questo caso ho visto un riferimento a Raffaello e alla regione di Johto. Questo gym leader non mi ha lasciato praticamente nulla, è stato semplicemente un allenatore da battere e nulla più. Quella con Camellia è stata invece una lotta molto interessante. Emolga è un Pokémon che apprezzo, ma la cosa migliore è stata una vera e propria strategia semi-competitiva basata su Invertible e sul continuo switchare. Zebstrike è inoltre un grande avversario da affrontare dopo i due Petauri, quindi mi sono sentito particolarmente stimolato. Raffan è un personaggio caratterizzato molto bene. È scorbutico, a volte pure antipatico e un po' boomer, ma è un uomo onesto. Probabilmente uno dei capopalestri migliori dal punto di vista della caratterizzazione. Inoltre ha un team interessante, composto da alcuni Pokémon che ho apprezzato particolarmente di Unima, come Krokorok ed Excadrill. Anemone e Silvestro invece, beh, proprio come Artemisio, non mi hanno lasciato un grandissimo ricordo. Forse anche in seguito alle due squadre di cui dispongono, che non amo particolarmente. Sono state lotte decisamente troppo facili, complici anche le forme evolute che ormai avevano raggiunto i miei Pokémon durante la storyline. Iris invece, insieme ad Aristide, sono due grandi personaggi per la lore di Unima. Prima vi parlavo di Chiara e di Raffaello, ora invece vi faccio il parallelo con Alfredo e Sandra. Gli ultimi due capopalestra di Johto condividono il tipo con gli ultimi due capopalestra di Unima. Qui però il tipo drago era arrivato ormai al top e a differenza della seconda generazione con solo Dragonite e Kindra, qui sono stati introdotti diversi mostri sacri. Infatti una delle cose che apprezzo di più della quinta gen sono proprio i draghi e sono davvero molto interessanti. E come potrebbe essere diversamente all'interno della regione di Zekrom e Reshiram? Infatti non credo che sia stata una coincidenza l'introduzione del folletto proprio nella generazione successiva, perché ormai il tipo drago era diventato veramente problematico. In competitivo, nel meta di Bianco e Nero e quindi delle lotte meteo, ricordo che era necessario avere almeno uno se non due Pokémon acciaio per cercare di attutire i vari Drago Meteora, Drago Pulsar, Drago Artigli. Infatti la sfida Iris è stata una delle più complicate. Ho faticato abbastanza anche contro i vari allenatori di contorno. La palestra poi è di una bellezza unica, con quel drago che diventa la nostra pista per arrivare alla lotta per la medaglia. Ma la cosa davvero innovativa di questa generazione è stato uscire dallo standard. I capopalestra tornano nella storia anche una volta battuti. Non solo soltanto degli NPC usa e getta, sono parte attiva nel cercare di mantenere la pace all'interno della regione. È meraviglioso vederli inseriti perfettamente all'interno della storia, dove cercano di mandare ai rotoli i piani del Team Plasma. E sul finale di questo gioco, beh, per il momento non vi spoilerò nulla, tanto ci arriveremo. N. Abbiamo già parlato di N. Ma l'abbiamo fatto troppo velocemente. Credo di non esagerare nel dire che questo è uno dei migliori personaggi dell'intera storia Pokémon, anzi, forse il migliore. N è un ragazzo misterioso che incontriamo letteralmente all'inizio del nostro viaggio, ma ogni dialogo con lui non è mai né banale né scontato, anzi, è decisamente riflessivo e profondo. La sua volontà è chiara. Vuole salvare i Pokémon, non vuole fare nulla di diverso da questo. E lui ha il potere di comunicare con queste creature, le considera sue amiche. Il suo passato non è chiaro, i suoi veri genitori non sono noti. Abbiamo soltanto un'immagine che lo ritrae da bambino, insieme ad alcuni Pokémon, tra cui uno Zorua. Mi fermo un secondo per raccontarvi quella che è una teoria, ma secondo me molto concreta. Da anni si pensa che N sia uno Zoroark. La coda dei capelli di entrambi è molto simile. Zoroark è un Pokémon iconico della quinta generazione ed è utilizzato anche dallo stesso N.
Quindi N è in grado di comunicare con i Pokémon perché è a sua volta un Pokémon. Zoroark è un maestro delle illusioni e in bianco e nero hanno creato due eventi clamorosamente belli per ottenere lui e Zorua. Sono presenti due personaggi muti all'interno del gioco e sarà impossibile dialogare con loro senza la presenza di alcuni Pokémon speciali. E ancora una volta dobbiamo fare un parallelismo tra Ulma e Yoto. Per riuscire a osservare le vere forme di questi due NPC serviranno Celebi e uno dei tre cani leggendari in versione cromatica. Con il Pokémon Tempo Via riusciremo a smascherare Zorua, che si era trasformato in un bambino. Con Entei, Raikou e Saikun potremo lottare contro uno Zoroark che si fingeva una donna all'interno di un camper. Questi sono momenti di altissimo livello che due giochi come Bianco e Nero sono stati in grado di regalarci come missioni secondarie. Credo di non sbagliare nel dire che eventi simili sono il punto più alto mai raggiunto da Pokémon in assoluto. E so che stiamo parlando dei primi titoli di quinta gen, ma per avvalorare la tesi di N uguale Zoroark dobbiamo parlare anche dei capitoli secondari della serie. Perché sì, ci sono veramente un sacco di reference al legame troppo stretto tra N e Zoroark all'interno di tutti i giochi di quinta gen, ma il più impattante di tutti è quello del Pokémon illusione che ti guida all'interno di una stanza e una volta entrati saremo faccia a faccia con N e non ci sarà più traccia di Zoroark. Insomma, Game Freak deve aver giocato abbastanza con questo dettaglio, si è divertita. Non l'ha mai reso canonico ufficiale, ma soltanto ufficioso. E neanche a dirvelo, nei sequel Bianco 2 e Nero 2 sarà possibile ottenere proprio lo Zorua di N. Ma ora torniamo alla trama principale di Black and White, perché un grandissimo colpo di scena ai fini della trama ci aspetta al Luna Park di Sciroccopoli. N ci inviterà a fare un giro con lui e lui soltanto all'interno della ruota panoramica gigante. Proprio qui ci rivelerà di essere il leader del Team Plasma. Roba da mani nei capelli, quel ragazzo misterioso è a capo di un'associazione criminale. Ci ritroviamo quindi intrappolati in un'attrazione insieme al più grande nemico del gioco, forse. Una netta contrapposizione tra un ambiente di festa come può essere un Luna Park e un'atmosfera dark legata alla malavita. Anche in questo, Bianco e Nero realizzano un grande, piccolo capolavoro. Ecco spiegati i discorsi sui Pokémon da liberare. Ed ecco perché ogni volta che sfidiamo N lo troveremo con una squadra completamente diversa da quella precedente e composta soltanto da Pokémon che puoi trovare nei percorsi adiacenti. N, al termine della battaglia, riporta i Pokémon in libertà allo stato brado. N fu adottato da Jekis, che lo trovò all'interno di una foresta e grazie a lui divenne il re del Team Plasma, come possiamo osservare nella intro del gioco. Uno spoiler incredibile che potevano probabilmente evitare di inserire davvero nel momento in cui accendi la console, ma basta ignorare, andare avanti e non rimanerci male. No, 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 fermo, fermo! Super nostalgico N! Per realizzare il suo obiettivo però ha la necessità di catturare uno dei due Pokémon leggendari. Il piano è semplice, utilizzare la potenza di uno dei due Pokémon leggendari di Ulma per battere il campione e avere ovviamente il controllo su tutta la regione. In quel modo, una volta sconfitto il campione, ordinerà a tutti gli allenatori di liberare i propri Pokémon. Per risvegliare le leggende dormienti, però, saranno necessarie due pietre mistiche, l'Oscurolite e il Chiarolite. Si tratta di due artefatti leggendari in grado di evocare Reshiram e Zekrom. N riesce a risvegliare uno dei due e a catturarlo in cima alla Torre Dragospira. Ed è proprio lì che ci invita a trovare l'altra pietra, a risvegliare l'altro drago e ci dà appuntamento alla Lega Pokémon. La Lega Pokémon. Ancora una volta saranno necessari i capo palestra. Aloe, all'interno della sua palestra museo, troverà e ci fornirà il Chiarolite o l'Oscurolite. E una volta ottenute tutte e 8 le medaglie, saremo pronti ad affrontare la Lega Pokémon. N, proprio in questo istante, sta combattendo con Nardo, quindi dobbiamo sbrigarci per impedire che il piano nemico possa concretizzarsi. E forse qui abbiamo il primo e vero punto debole, forse anche unico punto debole, della trama di Bianco e Nero. Il campione è in crisi. Dobbiamo muoverci per andare ad aiutarlo. È in gioco il destino della regione e forse del mondo intero. I Super 4, invece di correre in supporto di Nardo, stanno lì con le braccia incrociate, belle ad aspettarci per poterci sfidare. Ma per quale diavolo di motivo correte ad aiutare Nardo, no? Però vi devo dire la verità, le lotte sono state particolarmente complicate. La mia squadra era arrivata sottolivellata all'appuntamento contro gli Elite Four. E meno male, dato che fino alla quinta generazione il condivisore esperienza funzionava in modo ancora un pelo complicato rispetto invece ai titoli delle ultime generazioni, dove tutti i Pokémon si potenziano fin troppo velocemente.
Ho dovuto acquistare rivitalizzanti e iperpozioni a go-go per curarmi dopo ogni lotta ed essere sempre bello, pronto e riposato ad affrontare un nuovo Super 4. Katrina forse è stata la più facile da battere, specializzata nel tipo psico. Gengar è stato un buon alleato contro di lei grazie a Palla Ombra, anche se allo stesso tempo il suo tipo veleno poteva far soffrire i vari psichico. Lo stesso discorso possiamo farlo per Antemi e i suoi aspetti, ovviamente. La difficoltà più grande qui è dovuta al fatto che Cofagirus ha difese molto alte, mentre gli altri tre Pokémon hanno dei typing interessanti e forti come fuoco, acqua e terra. Marzio ha una squadra forte, sono 4 Pokémon lotta puri, ma dispongono ovviamente di un'importantissima forza in fase d'attacco. E per finire abbiamo i Pokémon buio di Myrton, che sono davvero forti e soprattutto bellissimi. Sono davvero alcuni tra i migliori, secondo me, di tutto il Pokédex di Unima. In generale, il typing dei Super 4 di questa regione mi pare molto interessante. Una volta sconfitti tutti e 4, avremo la possibilità di scendere e arrivare alla Sala del Campione. Permettetemi un piccolo momento. Prima abbiamo parlato delle palestre, bellissime. Ora parliamo anche della Lega Pokémon, delle stanze dei Super 4, della stanza del campione. Stiamo giocando un gioco del 2011 su Nintendo DS. È possibile che Spade e Scudo, usciti davvero di recente su una console come la Switch, alla Lega Pokémon abbiano una sorta di box? È praticamente una stanza riciclata per tutti i Super 4? Ma davvero? Davvero con la Switch non si riusciva a fare meglio di quello? D'accordo, alzo le mani. Va bene, andiamo avanti. Nardo ha appena perso la sfida con N, è stato sconfitto dal team del nostro nemico. E proprio qui il leader del team Plasma dimostra di essere particolarmente legato ai miti e alle leggende. Non gli basta aver vinto contro l'allenatore di riferimento della regione, vuole anche arrivare a uno scontro finale in cui si affronteranno faccia a faccia gli antichi draghi risvegliati. Ed N, ancora una volta, riesce a regalarci un colpo di scena mai visto all'interno della saga dei giochi Pokémon. Un castello emerge dalla terra, si fonde con la Lega Pokémon e scopriamo essere la base segreta del Team Plasma, costruita e nascosta nel buio della crosta terrestre da diversi anni. Aspettavano soltanto il momento giusto per farla emergere e mostrarle la luce del sole. E noi, per la prima volta nella storia dei giochi Pokémon, arriviamo al campione, ma non dobbiamo batterlo, perché è già stato sconfitto. Nardo ha già perso, ha fallito, non è stato in grado di proteggere Unima. Annie ha vinto, e lui è a pezzi, e lo implora. Davvero lo implora di non distruggere il forte legame tra Pokémon e allenatori. N lo ignora, forse anche un pochettino lo schifa. Se ne va e ci invita a seguirlo per una lotta all'ultimo sangue, per eleggere il vero eroe delle leggende, dei draghi di Unima. Noi ovviamente non possiamo nasconderci o scappare, dobbiamo salvare la regione. È necessario quindi entrare all'interno della base del nemico. Prima però dobbiamo fare un grossissimo respiro. Stiamo per assicurarci un fortissimo nodo alla gola. Qualcosa di inusuale per una semplice partita a Pokémon. Nemico o vittima? Il castello di N è il luogo più assurdo mai visto all'interno di un gioco Pokémon. Al suo interno, al piano terra, troveremo i 6 saggi del Team Plasma pronti a sfidarci. Riusciremo però a evitare questa battaglia grazie all'arrivo dei capi palestra. Chiamati da Bell in nostro soccorso, sono arrivati per partecipare alla lotta finale tra bene e male. Ci sono tutti? Quasi. Dove sono Spighetto, Chicco e Masiello? Sono rimasti a casa a grattarsi le palle per qualche strano motivo? Sono semplicemente troppo scarsi con quelle scimmie del cazzo che si ritrovano? In realtà anche qui c'è una teoria per spiegare la loro assenza, una teoria che potrebbe fare acqua da tutte le parti, ma la riportiamo. Secondo i fan, proprio loro tre sarebbero i componenti del Tiro Oscuro al servizio del Team Plasma. In effetti, se ci pensiamo, sono gli unici capi palestra che, in tutta la storia, non vanno mai ad interagire con i cattivi. La loro città non ha mai subito nessun tipo di attacco da parte del Team Plasma, soltanto la periferia, il cantiere dei sogni. Nel manga di Pokémon Adventures sono addirittura utilizzati in una lotta contro il Tiro Oscuro, una battaglia a protezione di Keldeo. E ufficialmente i tre capi palestre appartengono ai buoni e sicuramente è così. Ma anche da questi sorrisi che sono ricalcati sui volti dei capi palestra e del Tiro Oscuro, beh, mi piace pensare che possano essere davvero al servizio del Team Plasma. E infatti, proprio il Trio Oscuro entrerà in contatto con noi all'interno del castello di N. Una delle prime comunicazioni che ci daranno è inerente alla nostra squadra. Potremo curare, depositare e ritirare Pokémon in qualsiasi momento. N vuole averci al massimo delle forze per lo scontro finale. Alcune reclute del Team Plasma, all'interno delle stanze del castello, inizieranno a interrogarsi sul giusto e sullo sbagliato. Sono arrivati fin qui grazie al legame che hanno stretto con i loro Pokémon e non si sentono pronti ad abbandonarli e a liberarli come vuole il fine,
l'ultimo del Team Plasma. Anche il Team Plasma è arrivato a creare un legame con i Pokémon e a considerarli amici. Ma le due stanze più importanti per il momento non le abbiamo ancora citate. Sono due aree che meritano di essere descritte con una precisione quasi maniacale. La prima è quella che ospita le due sorelle, Antea e Concordia, rispettivamente musa dell'amore e della pace, anche loro adottate da Gechis quando erano soltanto bambine. La prima curerà i tuoi Pokémon, ma al termine del riposino ci comunicheranno informazioni micidiali. N ha passato troppi giorni tristi e solitari all'interno del castello. Un posto che fino a pochi minuti prima si trovava sottoterra e che non aveva possibilità di avere luce naturale al suo interno. N ha passato praticamente tutta la vita come una larva. La seconda invece ci racconterà qualcosa di ancora più intimo e delicato. Gechis portava N soltanto Pokémon traditi dagli allenatori, feriti o maltrattati. In questo modo N è riuscito a condividere con loro il dolore in maniera molto empatica. Sottolinea l'innocenza e la purezza di N, caratteristiche che Gechis ha sfruttato per fare un vero e proprio lavaggio del cervello al povero ragazzo. Insomma, gli ha mostrato soltanto una piccola parte della verità e di quello che è il mondo per inculcargli nella testa degli ideali sbagliati. La seconda stanza di cui dobbiamo parlare è ovviamente quella di N, la cameretta nella quale è cresciuto. Un pugno nello stomaco, nel vero senso della parola, per ogni fan Pokémon che si rispetti. Non si era mai vista una stanza simile in nessuna delle 5 generazioni e non è stata riproposta mai più e neanche nulla di simile nelle successive 4. È un unicum e per questo è struggente e speciale. N è stato rinchiuso in quella stanza insieme ai Pokémon maltrattati e feriti che gli portava Gechis. Lì ha assorbito il loro dolore, senza possibilità di fare amicizia mai con nessun bambino della sua età. Anne infatti non ha mai avuto amici umani. Ha sempre interagito soltanto con le sue sorelle e non è mai stato felice, perché è sempre solo stato circondato da Pokémon tristi. Forse proprio per questo in noi ha visto qualcosa di diverso. Per il nostro legame con i Pokémon, ma anche quello con le persone. È arrivato a fidarsi di noi perché durante l'avventura è riuscito a mettersi in contatto con i nostri Pokémon. Ha dialogato con loro e ha ottenuto risposte concrete. Non aveva mai parlato prima di quel momento con dei Pokémon che avessero stretto un legame forte e vero con degli esseri umani. Aveva visto soltanto un lato della medaglia e forse per questo è iniziato a entrare in confusione. Interagendo col trenino, possiamo leggere una linea di testo particolare. Sembra stato utilizzato da poco. E osservando meglio, la pista sembra essere stata distrutta in seguito a un attacco d'ira. Tant'è che una delle locomotive la possiamo ritrovare all'interno del canestro. E secondo me è proprio perché all'interno del ragazzo era iniziata una vera e propria crisi di identità. La sua pista da skate invece riporta diversi graffi di Pokémon. Sono quelli utilizzati da Gechis per ferirlo o i suoi artigli da Zoroark? Così, la butto lì. E infine, osservando la palla da basket, possiamo leggere un nome. Harmonia, cioè il cognome di Gechis. Il vero nome di N è, infatti, Natural Harmonia Gropius. N nel mondo vero significa numeri naturali e il suo nome è proprio Natural e lui adora la matematica. Ma possiamo davvero parlare di Gechis come padre adottivo di N? N è stato salvato solo tra virgolette. Possiamo quasi dire che sia stato rapito da un uomo malvagio, tra l'altro abile a manipolare la mente delle persone. E anche una recluta del Team Plasma ci parla di questa innata abilità di quello che si rivela essere davvero il villain finale di questo gioco. In cima al castello troveremo la stanza del trono. Ad attenderci, ovviamente, ci sarà N. Un muro verrà distrutto dall'ingresso del suo drago leggendario. Ed è proprio qui che prima dello scontro finale il nostro artefatto leggendario si risveglierà. Eccolo, è arrivato. È il secondo drago leggendario di Unima. Dovremo catturarlo e usare il suo potere per impedire al Team Plasma di realizzare il piano di liberazione dei Pokémon. E una volta inserito nel nostro team, sarà possibile sfidare, finalmente, N in una lotta ideologica e veritiera. È ironico come nella mia avventura sia riuscito a sconfiggere Natural utilizzando un Pokémon in particolare, il mio Gengar. In Pokémon Bianco e Pokémon Nero, durante l'avventura, N utilizzerà ben 15 tipi di Pokémon sui 17 disponibili. Sapete quali sono i due che mancano all'appello? Spettro e Veleno. Coincidenza? Assolutamente sì. Però volevo sottolineare questa assurda curiosità. E una volta sconfitto N, riuscirà finalmente a comprendere che ideali e verità possono convivere. Che non è necessario essere sempre estremisti. In poche parole, non esiste soltanto il bianco e il nero. Filosofico, profondo
coerente con i nomi dei titoli e i colori dei draghi. Meraviglioso. Due concetti opposti, ma che non si annullano a vicenda. Anzi, riescono a convivere e a prendere il meglio da ognuno dei due sistemi. Vi siete mai domandati perché in Pokémon bianco cattureremo il drago nero e in Pokémon nero cattureremo il drago bianco? La risposta è tutta qui. Questo dialogo però verrà udito anche da Gechis e ovviamente si dimostrerà deluso dalle parole del suo figlio adottivo. E proprio qui avremo la confessione dell'uomo dai capelli verdi. Gechis non ama N, neanche lontanamente. Non è un legame che si potrebbe formare tra padre e figlio, anche se non di sangue. Gechis, semplicemente, voleva ottenere il potere di dominare il mondo intero. Nelle generazioni precedenti abbiamo lottato contro il capo della mafia, contro pazzi che volevano dominare il terra e il mare, o addirittura contro chi pensava di modellare spazio e tempo. Ma nessuno di questi cattivi ha mai fatto qualcosa di così ignobile e spregevole. Gechis è una persona terribile, il burattinaio più vile mai visto all'interno dell'universo Pokémon. Nel mondo reale potremmo dire che Gechis è un narcisista manipolatore. Riesce ad ingannare i suoi tre figli adottivi, tutti seguaci del Team Plasma, compresi i sei saggi. Dominare il mondo era il vero scopo di Gechis. Liberare i Pokémon era soltanto un espediente per reclutare gente all'interno del Team Plasma. Gechis vuole sì liberare i Pokémon, ma soltanto quelli degli altri. Lui vuole continuare a utilizzarli come veri e propri strumenti perché gli daranno potere. Bianco e nero sono i giochi della verità e degli ideali. E ora che Gechis ha rivelato i suoi veri obiettivi, cadono i nobili ideali del Team Plasma. Abbiamo giocato ore e ore pensando di essere nel torto. Personalmente mi sono interrogato più e più volte, ma non è che hanno ragione loro. E quell'ideale, alla fine, si è rivelato privo di verità. Gechis assume quindi quasi una forma demoniaca. Magicamente diventa il nemico di entrambi gli schieramenti. Gechis non ha mai voluto N, davvero, a capo del Team Plasma. Ha sempre solo pensato di tradirlo nel momento più opportuno. Il suo egoismo lo rende il villain perfetto per una trama di altissimo livello. La battaglia contro di lui è durissima. Decisamente la più complicata del gioco arrivato a questo punto. I suoi Pokémon sono di alto livello e completamente evoluti. Alcuni sono poi difficilissimi da battere, come Hydreigon. Tra strumenti vari e squadra ben assemblata, però in qualche modo riusciamo a portare a casa anche quest'ultima grande vittoria. Gechis viene scortato da Como Renardo, portato via dopo il fallimento del suo piano, e noi rimaniamo lì, insieme ad N, nella sala del trono, in questo momento, a parte noi, completamente vuota. E proprio in quell'istante il personaggio comprende di potersi finalmente aprire e fidare al 100% del suo unico e vero amico umano. Ci confessa di essere rimasto scioccato di fronte alle parole dei nostri Pokémon. Erano compagni, amati e apprezzati. Per la prima volta incontrava dei Pokémon a cui piacessero gli umani. Proprio lui che con i Pokémon c'era cresciuto, ma che aveva conosciuto soltanto quelli maltrattati dagli esseri umani. N era sempre stato rinchiuso in quella stanza. Non aveva conosciuto allenatori e Pokémon diversi da quelli del Team Plasma. Durante il viaggio nel mondo reale, le sue certezze hanno iniziato a vacillare. E nelle ultime righe della storia principale, N si lascia tutto alle spalle. Decide di continuare a seguire i suoi ideali per scoprire la sua verità. Si avvicina al muro precedentemente distrutto del suo castello, lancia la sfera contenente il suo drago leggendario e lo libera nel cielo. Si volta verso di noi, ci sprona ad inseguire i nostri sogni e alla fine si congeda con un secco e profondissimo addio prima di far partire i titoli di coda della serie. Nell'ultimo frame, prima del riavvio del gioco, vedremo il leggendario volare via alla massima velocità insieme al suo amico e allenatore. Per il momento io mi fermo qui. La storia di Bianco e Nero meriterebbe davvero tantissime altre parole, ma non voglio esagerare. Anche perché credo che il video sia già bello lungo. Probabilmente ne parleremo ancora in futuro tra post-game della prima serie e ovviamente i capitoli 2. Ora però permettetemi, esco un secondo dal copione che ho seguito fino ad ora sperando di aver creato un video in maniera non troppo costruita. Da dove parto? Non è facile. E quindi sì, io odio la quinta generazione. Per più motivi. Intanto perché me l'ero persa, perché non ero stato in grado di cogliere tutte queste sfumature, sfaccettature, e vi posso assicurare che all'interno di questo video mancano tantissime cose secondarie, che forse secondarie non sono, di giochi come Bianco e Nero che sono venute fuori negli anni e che continuano anche oggi a sorprenderci con degli side joke o comunque delle chicche che sono state inserite e poi dimenticate lì. Quando ho giocato per la prima volta questi titoli, ero semplicemente arrabbiato, perché Game Freak non aveva assolutamente avuto rispetto per il passato. Come? Non ci sono i Pokémon di prima, seconda, terza o quarta generazione? Beh, allora questo gioco fa schifo. Questo è stato il mio pensiero all'epoca,
E questo è stato il pensiero di tantissimi altri videogiocatori. La quinta generazione è oggi riconosciuta come una delle migliori dal punto di vista della trama, della lore, ma è anche oggettivamente la generazione che ha venduto meno in assoluto all'interno della storia Pokémon. Proprio per questo, nella sesta generazione, che cosa hanno fatto? Si sono un po' cagati addosso e sono tornati indietro. E questa cosa è stata confermata dal Terra Leak che è venuto fuori, tanti documenti in cui Game Freak si interrogava, ma queste cose venderanno, non possiamo più permetterci delle cose stile bianco e nero. E quindi sì, io odio la quinta generazione, lo torno a dire, lo confermo, ma odio il Pokédex, non odio i giochi. Ma dopo aver rigiocato bianco e nero con la testa di oggi, beh, non solo li rispetto, ma li porto a un livello veramente molto alto. Penso di non esagerare nel dire che davvero l'unico grande problema di questa generazione sia stata la mancata comprensione di quelle che erano le esigenze dei videogiocatori dell'epoca. Loro si sono concentrati sul reset. Hanno detto: prendiamo quanto di buono c'è di Pokémon e ripartiamo da zero. Annulliamo tutto. Un pochettino l'avevano fatto in realtà anche con la terza generazione. Tanti Pokémon nuovi, quasi nessuna pre-evoluzione, evoluzione di Pokémon precedenti, eccezione fatta per Azurill o per Wynaut, ma stiamo parlando veramente di poca roba. Ma all'interno di Hoenn si potevano comunque catturare alcuni Pokémon che tu conoscevi perfettamente. Con Unima questa cosa è stata completamente annullata, ce l'hanno tolta. E hanno voluto mettere al centro la trama. E allora io vi dico che all'epoca, quando sono usciti questi capitoli, e per quello che era il mio interesse di Pokémon, beh, io a Pokémon ci volevo giocare per i Pokémon e non per la trama. Se avessi voluto giocare a un gioco per la trama, ne avrei scelti altri. Dico uno su tutti, magari Final Fantasy. E invece no, io a Pokémon ci voglio giocare per i Pokémon. Per questo credo che X e Y, per quanto siano scadenti a livello di trama, siano stati il modo migliore per Pokémon di risollevarsi. Sono andati a toccare quelle corde giuste. Charizard, Blastoise, Venusaur, Mewtwo, eccoli, ci sono ancora, sono anche qui, li puoi giocare, hanno anche nuove forme, divertiti. E ha funzionato. È stata la mossa che ha permesso a Pokémon di tornare un brand forte e competitivo sul mercato. Sarebbe interessante interrogarsi su cosa sarebbe stato Pokémon bianco e Pokémon nero con molto più rispetto del passato. Provate a immaginare una versione dei giochi di Unima in cui puoi catturare Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Pikachu e tanti altri Pokémon amati dal fandom, magari anche nelle primissime ore di gioco. I Pokémon che sono sempre stati amati e utilizzati in tanti anni d'avventure, insieme a una trama decisamente diversa, più profonda, che ti cattura, ti lascia lì attaccato allo schermo. Posso dirvi la mia? Probabilmente Pokémon sarebbe morto. È andata bene così. E perché vi dico questo? Perché Pokémon è suddiviso in varie categorie. Nei giochi ormai cercano una cosa e una soltanto: la vendita. E cercano di andare a prendere quelli che sono i target più facili in assoluto, che sono i bambini, che hanno necessità di tanti colori, di Pokémon famosi, riconoscibili, che sono lì, fanno affezionare, fanno innamorare, ed è tutto finito. Noi, che siamo la vecchia scuola, la vecchia generazione di Pokémon, cerchiamo invece una trama più avvincente. Oggi sì, oggi con 30 anni la trama mi importa, certo. Quando ne avevo 18-19 non me ne poteva fregare di meno. Dammi Charizard che devo battere la Lega con Charizard. E allora vi dico che probabilmente senza quella modifica, la squadra iniziale che ho fatto anche all'interno di questa avventura, non sarei riuscito a godermi così tanto questi giochi. E quindi la grande richiesta che faccio per un futuro, quando mai sarà, se mai faranno qualcosa di simile per un remake o un sequel di Pokémon Bianco e Pokémon Nero, è questo. Abbiate rispetto per il passato. In Bianco 2 e Nero 2 questa cosa è già più appiattita, c'è la possibilità di trovare dei Pokémon molto importanti, molto famosi anche già nei primi percorsi, mi viene in mente Riolu che diventa Lucario, uno dei più amati, quindi erano già corsi ai ripari, non so se l'avevano previsto o se è stato semplicemente un colpo di fortuna, ma è andata così. Però davvero mi piacerebbe tantissimo riuscire a trovare magari anche solo una Chrom di Pokémon Bianco e Pokémon Nero, con un Pokédex nazionale sbloccabile fin da subito e i Pokémon
che tutti noi amiamo e abbiamo sempre amato già nell'erba alta o magari in possesso di altri allenatori. Secondo me sarebbe meraviglioso. A tal proposito, se un gioco del genere esiste, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E come per tutta la trama abbiamo messo in contrapposizione ideali e verità, non posso fare altro che concludere questo video dicendo che qui abbiamo messo in contrapposizione trama e Pokédex. E come N sono riuscito alla fine a ricredermi. Sono necessarie tutte e due le fazioni per arrivare a creare un prodotto importante, perfetto e amato da tutti i fan. E quindi sì, giocato 10 anni dopo e con i Pokémon che amo, bianco e nero, sono veramente dei giochi capolavoro e li consiglio a tutti quanti. Ragazzi, è stato difficilissimo. Se non lasciate almeno, davvero 1000 like a questo video, mi arrabbio, mi metto a piangere perché credo che sia stato il video più faticoso da realizzare su Nerd Retro e ho paura del tempo che ci impiegherò a montarlo. Ma se state vedendo questa roba qui, se state ascoltando queste parole, vuol dire che è andato tutto liscio come l'olio e ce l'ho fatta. Grazie per essere arrivati fino a questo punto. Sono curioso della vostra opinione qui sotto nei commenti. Spero che questo format vi sia piaciuto e chissà che in futuro non possa essere riproposto. Non vedo l'ora a questo punto di giocare il post game di Bianco e Nero e iniziare a inserire nella mia cartuccia anche Bianco e Nero 2. E infatti mi sono già messo avanti ed è già arrivato la Vinted. Ciao!